paese che vai, o città che vai, metropoli che vai, come? Pelati che trovi. No, no, alchimia che trovi. Ah, beh, sì, beh, ovvio. Sì, hai capito? A Venezia abbiamo alchimia, che è praticamente il bar di questo nuovo albergo che ha appena aperto, nonostante siamo praticamente i primi di novembre, nel momento che stiamo realizzando questa intervista, l'hotel ha aperto a fine agosto, che poi è un momento buono per Venezia, se vogliamo. Sì, abbiamo fatto un'apertura dopo un bel percorso di 2 anni, il 27 finalmente è arrivato il momento dell'apertura. Cioè voi eravate già qua che già, sì, noi abbiamo comunque per 2 anni interi che poi sono stati per due anni abbiamo ovviamente molta ricerca, avuto la possibilità, tra virgolette, nella sfortuna che c'è stato il periodo del Covid, di poter riuscire a lavorare un po' meglio per organizzarci tutto quanto. E ovviamente dopo, al momento che potevamo rientrare al lavoro, c'è stato un mese e mezzo di programmazione. Il 27, con anche molta emozione, è arrivato il giorno dell'apertura, e devo dire che è stato un momento molto emozionante e molto bello. Quindi alchimia, che è proprio quello che succede a voi che siete due bartender, ovvero Matteo e Diego. E Diego, che con lo chef, chef di cucina, comunque qui propongono. Praticamente c'è un menù 24 ore, sì, assolutamente, anche nelle camere. Principalmente il menù che abbiamo noi è il cicchetto, che si parte da la mattina e si arriva fino alle 11 di sera. Dopodiché c'è anche un room service, che è un altro tipo di che è un 5 stelle lusso come il Cadio, dove ci troviamo qui, che è proprio la riva, proprio il nome che prende proprio dal posto dove ci troviamo. E quindi insomma un albergo, devo dire, che chiaramente essendo nuovissimo chiaramente c'ha tutte quelle cose che chiaramente gli altri non possono avere, quindi c'è tutto un concetto, ci proviamo. Devo dire è una bellissima sorpresa, devo dire l'aggiunta anche di questo albergo e poi dell'Alpitour, quindi sì, ci sono anche altri alberghi di questo gruppo, sì. Ok, e avete creato anche una serie di gin. Sì, certo. Abbiamo avuto questa possibilità e questa fortuna di poter creare questi gin. Incolo, ovviamente, sono 3 tipi di gin, ovviamente uno diverso dall'altro. La cosa bella è che abbiamo voluto creare un percorso, non abbiamo voluto far capire come magari se sempre distinguiamo, quindi ci divertiamo, perché dobbiamo fare vivere l'ospite comunque un'esperienza, ma un'esperienza totale, che vada a prendere quasi tutti gli outlet dell'albergo. Il primo, siamo concentrati su Venezia, quindi Salicornia, sapido, Salicornia è il nostro asparago della laguna, quindi è un gin molto sapido, che ha corpo, e abbiamo voluto fare capire un po' com'è Venezia. Il secondo invece, che è il blue tea, un po' più speziato, un po' più aromatico, e troviamo comunque all'interno una collaborazione con la spa, che c'è il blu dato dalla crema vegetale, che viene usata per il trattamento. Quindi c'è già una connessione col bar alla spa. Perché io non lo sapevo, c'è una spa, di tutto rispetto, una cosa abbastanza unica qui a Venezia, che è proprio anche il bagno turco, quindi la sauna finlandese, i trattamenti, quindi tutto privatizzato, tra l'altro in piena regola con, diciamo, il Covid, il fatto che chiaramente insomma le spa private chiaramente non hanno problemi, chiaramente delle grandi spa come ambiente, sì, certo. Quindi diciamo che l'albergo in questo senso si è trovato già pronto. Poi sì, una cosa che notavo è che comunque c'è anche la possibilità di usare un po' le camere anche come un appartamento, sì, per fare delle cose, quindi sono molto ampie. C'è questo concetto molto internazionale, quindi di avere comunque un piano cottura, comunque avere un forno microonde, e questa è una caratteristica chiaramente qui del Cavidio. Ecco. Sì, è un concetto, diciamo, che come abbiamo voluto portare avanti e porteremo avanti sempre, casa veneziana, sì, è vero, un albergo, esatto, 5 stelle lusso. Anche perché noi siamo Dio, no? Noi dobbiamo credere, no? Giusto, no, giusto. Quindi è tutto un programma. E quindi terzo gin? Il terzo invece è la Rosa Moceniga.
Questo gin è molto più floreale rispetto a tutti gli altri, è molto più delicato e la bellezza di questo gin è il profumo, l'essenza che c'è all'interno, perché è praticamente sparsa per tutto l'albergo, in più anche nelle camere, quindi uno va, si addormenta nel nostro letto, in camera, si siede sul divano, c'è sempre questo profumo di rosa moccellina, questa essenza, quindi c'è anche qui una connessione che l'ospite magari viene al bar, beve questo gin e si ricorda comunque di averlo sentito anche da altre parti, quindi è una bella, per l'ospite è un bel gioco, io lo chiamo, certo, molto carina. E poi si passa chiaramente anche a un menù, quindi un menù anche di alcune portate, tra l'altro, prima tra l'altro questa cosa ancora non l'abbiamo preparata. Abbiamo parlato, però il fatto che ci sia un menù con questi sia cicchetti che altri propri piatti di 5-6 portate, mi sembra. 6 portate. Ecco, 6 portate, sempre abbinate con, con il cocktail. Sì, quindi quindi l'alcol viene, come dire, un po' suddiviso nei vari cocktail, o uno, come dire, esce dal, diciamo, dall'American bar un po'. No, rimane in piedi. Nonostante sia, appunto, abbia la camera. Qui. Diciamo che noi di default portiamo sempre un dry snack, quindi sempre fatti in casa. Perché noi qui il concetto è territorio e tutto fatto in casa. Però abbiamo questo menù cicchetti che ho voluto rivisitare insieme allo chef, questi cicchetti, diciamo, diamo il nome dello chef, perché sì, il nostro caro Raimondo Squero, ecco, abbiamo voluto decidere questa sorta di aperitivo con menù degustazione per chi lo volesse, se no è possibile anche prendere il singolo cicchetto. Anche le pietanze sono differenti, quindi c'è anche la possibilità di abbinare un drink in base se è più salato, se è più forte, se è più dolce. Quindi anche il cicchetto ha la possibilità di poter giocare, che vada a sposarsi bene con il nostro drink. Io faccio un esempio banale, che in questo nostro sal è sapido, abbiamo un cicchetto che è con una cappa santa rotolata su una pancetta croccante e sotto una crema di sale grappa, che va praticamente a dettare il cocktail. Certo. Ovviamente non parliamo solo di... Non ce ne vogliono i sommelier, insomma. Parliamo che noi qui ci piace molto e vanno molto i martini, perché comunque un martini col sal molto sapido, i nostri ospiti lo gradiscono molto. Con questa cappa santa affiancata, devo dire che è stato un bel mingo. Bene, bene. Quindi complimenti all'alchimia a Cadidio. Grazie. Speriamo di mantenere sempre, insomma, la nostra semplicità e di far star bene l'ospite. In tutto e per tutto.